Il video è offerto da MB Shop, caffè in cialde e capsule, anche compatibili delle migliori marche. Nulla da rimproverare. Peccato, perché credo che con qualche distrazione in meno, più difensiva che offensiva, credo avremmo potuto avere un paio di volte la palla per... Anche se ci siamo andati lo stesso, comunque vicino, credo avremmo potuto avere la palla della possibile vittoria, di potercela giocare. Che se andiamo a guardare la situazione della squadra in questo momento, è veramente un risultato eccezionale. Ogni volta che abbiamo preso qualche spallata tecnica e non importante, ancora una volta è venuto fuori il carattere, quindi la personalità e anche la reazione tecnica interessante di questa squadra. Quindi io credo che da questa partita, a parte purtroppo il risultato, perché quello non possiamo cambiarlo, tante cose positive, dall'adattarsi a giocare in ruoli diversi alcuni giocatori, ai minuti importanti che si è preso un giovane come Mastellari, a una partita molto solida di Eric Lombardi e al fatto dei nostri lunghi marcati molto bene, sono riusciti a stare in partita per 40 minuti e nei momenti importanti sono riusciti a tirare fuori qualche giocata importante. Sono molto contento anche del tipo dell'alternanza delle difese che abbiamo avuto durante la partita, perché in settimana lavorare in sei persone e quattro under non è facile poi arrivare la domenica in partita ed avere il quintetto che durante la settimana ha lavorato su certe situazioni tecniche. Quindi ripeto, spirito, mentalità e qualche giocata importante, le cose più belle di questa partita da parte di tutti i ragazzi. Pensiamo adesso a recuperare le energie, perché comunque ad Avellino più o meno saremo gli stessi, però se andiamo con questa testa e questa mentalità comunque riusciremo a rimanere attaccati alla partita e poi alla fine dei 40 minuti vediamo che cosa succede. Quindi tante tante cose positive da questa partita sicuramente. Anche quello, però sicuramente giocare in sei persone con quattro under è veramente complicato, riuscire a trovare sempre il quintetto giusto, soprattutto tecnicamente e anche fresco fisicamente per poter fare certe giocate. Praticamente noi avevamo soltanto un playmaker. Tu mi dirai anche 30 aveva solo un playmaker, però hanno anche altri giocatori abituati a giocare nel ruolo di playmaker e noi... Non potevamo, abbiamo dovuto fare delle situazioni per le quali non possiamo, non siamo pronti, ma non possiamo neppure. L'assenza di Filloi è veramente molto molto importante. Però io credo che dobbiamo guardare ai minuti importanti che ha avuto Mastellari, che ha giocato importante Mastellari, e soprattutto come Antonutti e Lombardi hanno giocato con maturità e sicurezza in ruoli fuori da quelli tipici che giocano sempre. Quindi vuol dire che questa squadra ha una serenità anche se non prova le cose per tanto tempo. È ovvio che nel momento in cui sappiamo che dovremo fare non avremo Antonu e Filloi per lungo tempo, queste soluzioni un po' estemporanee dovranno diventare, fino a quando non rientrano le assenze, un po' anche le nostre caratteristiche. Ripeto, io credo che rispetto a Pesaro si è vista un'altra intensità, un altro atteggiamento, un'altra concentrazione, quindi vuol dire che la squadra ha fatto esperienza di quello che era successo nella partita con Pesaro, quindi questa è una cosa molto molto positiva. È ovvio, prima recuperiamo gli infortunati, al completo siamo una squadra che può dar fastidio davvero, la squadra che insomma per adesso è stata nei primi quattro posti. Quindi aver fatto questo tipo di partita vuol dire che la squadra era focus, non c'è paragone rispetto alla squadra che è entrata in campo con Pesaro. Per un allenatore questa è la cosa che gli dà più soddisfazione. Hanno capito cosa avevano sbagliato con Pesaro, sono entrati in campo completamente con un'altra testa, con un'altra mentalità.
ripeto, non avevano sottovalutato Pesaro, erano entrati in campo con, nella maniera sbagliata. Questa sera si vede anche dai quarti, dal punteggio continuamente, non c'è stato mai imbarcata di oltre 18-20 punti e soprattutto non abbiamo mai subito da 2-3 palle perse consecutive, cosa che si era verificato per dire nella partita di Pesaro. Quindi questa qui è una squadra che apprende molto velocemente dagli errori. Ripeto, aver avuto la squadra al completo questa sera, credo qualcosa di più interessante poteva venire fuori.